ascoltando la diretta speciale di Play dal Salone del Libro di Torino. Play, la trasmissione che normalmente va in onda dal lunedì al venerdì e ha un altro orario e anche un po' un altro taglio, una trasmissione di rassegna stampa, di racconto delle notizie, ma insomma siamo al Salone del Libro, cambiamo un po' le cose. In realtà cambiamo anche molto argomento rispetto a quelli che abbiamo raccontato di recente, cambia anche un po' la postazione perché siamo, è un po' più numeroso adesso, la conversazione è un po' più affollata rispetto a quelle precedenti. È anche un po' particolare il filo conduttore che noi in realtà più che altro ricerchiamo, poi magari lo troviamo, magari no, ma già fuori onda i nostri ospiti stavano chiacchierando e stavamo trovando qualche somiglianza. Comincio semplicemente in ordine geografico a presentare i nostri ospiti, quindi qui di fianco a me ha pubblicato un libro per A Bocca Edizioni, Giorgio Volpi, La natura lo fa meglio, e poi tra parentesi, e prima, ciao Giorgio intanto. Ciao a tutti. E poi invece parliamo di traduzioni con un libro pubblicato da Marcos I Marcos, una serie di saggi sul tema Siamo ciò che traduciamo, 5 discorsi sul tradurre a cura di Stefano Arduini, e abbiamo ospiti Franco Nasi e Daniele Petruccioli. Intanto ciao, benvenuti. Ciao, grazie. Grazie, ciao a tutti. Allora, la domanda cruciale è questa: provare ad imitare la natura e a tradurre quello che fa la natura in tecnologia umana, secondo voi ha una qualche connessione con la scienza e l'arte del tradurre parole da una lingua all'altra? Partiamo dai traduttori di professione. Beh sì, la traduzione è una cosa molto naturale, parte dal linguaggio che è la cosa più naturale di tutte. Noi traduciamo parole, quindi non traduciamo sicuramente né elementi chimici né strati geologici, però traduciamo gli strati geologici delle persone e dell'umanità. Quindi forse più che chiedersi se chiamiamola l'artigianato, va, così ci tiriamo un po' giù sia dalla scienza che dall'arte, ecco, che mi sembrano troppo, della traduzione possa includere qualcosa, secondo me include tutto, e piuttosto vedere che cosa può dare a chi si occupa di cose simili, perché fondamentalmente il punto è che tradurre significa parlarsi, ascoltarsi e capirsi, e quindi sia con la natura sia tra umani mi sembra un imperativo. Giorgio, è un po', questo è uno dei concetti attorno a quale ruota il tuo libro. Ti sei posto il problema della traduzione in qualche modo? Assolutamente sì, perché diciamo che nel mondo scientifico moderno stanno emergendo due problemi. Il primo è che la carriera dei docenti universitari, degli scienziati, diciamo in senso generico, si sta iperspecializzando, cioè ciascuno diventa sempre più chiuso nella propria nicchia e area di ricerca, parla un linguaggio diverso dagli altri scienziati di altre aree, e questa incomunicabilità crea poi dei problemi nel creare connessioni che sono essenziali per la collaborazione dei gruppi di discipline diverse. L'altro aspetto invece che sta emergendo in maniera prepotente negli ultimi 20 anni è che in natura sono presenti un'enorme quantità di brevetti già disponibili, perché la vita sulla Terra c'è da 2 miliardi e più di anni, e quindi la natura ha risolto con l'evoluzione problemi incredibili di biologia, di fisica, di chimica. Noi non lo sapevamo, la scienza umana ha 400 anni. Ciò che gli scienziati hanno ottenuto con enorme difficoltà nei loro laboratori scopriamo oggi che è già presente in natura. Quindi il nostro obiettivo nel futuro deve essere tradurre quegli oggetti, quelle scoperte che la natura ha, che sono nascosti nei sedimenti geologici, nelle foglie delle piante, nelle gambe degli insetti, ovunque noi guardiamo, e imparare a tradurre quegli oggetti, quelle conoscenze che sono state ottenute dalla selezione naturale in brevetti umani. Perché? Perché economicamente conveniente, funzionano meglio delle scoperte umane, sono sicuramente più ecocompatibili, e costruire un futuro sostenibile è questo, è tradurre la natura. E io qua ci vedo già comunque una connessione con il tradurre da una lingua all'altra, non so se già voi l'avete colta, cioè quelle famose parole intraducibili, quelle parole che una lingua ha saputo, evolvendosi, tradurre un certo concetto in una parola, cioè prendere un concetto e metterlo in una parola particolare, e poi però quel corrispondente esatto di quella parola in un'altra lingua non c'è, e quindi bisogna provare appunto a tradurlo, a farlo entrare all'interno di un'altra lingua. Però è effettivamente così, cioè è quella la difficoltà maggiore di un traduttore, e sono effettivamente degli scogli così insuperabili quelle parole, come dire, tra virgolette, intraducibili.
Io vorrei tornare, prima di rispondere, certo, provare a rispondere a questa cosa, su una parola chiave che ha detto Giorgio, cioè il problema della relazione e della eccessiva settorializzazione dei saperi, no? Per cui si fa fatica a dialogare tra saperi. E questa è una delle caratteristiche fondamentali di questo libro, cioè l'idea della relazione. Relazione tra le persone, quindi tra i saperi, e questo è fondamentale per chi traduce. La traduzione non è un atto semplicemente tecnico, tant'è che c'è il problema oggi, poi magari ne parliamo, di quanto si può tradurre, quanto sono attuali, utilizzabili anche nel campo della letteratura le traduzioni fatte con il computer, no? Ecco, per essere bravi traduttori, diciamo così, c'è bisogno di avere una sensibilità nei confronti della complessità e nei confronti della relazione, quindi essere capaci di dialogare. E questo è quello che emerge da questo libro che abbiamo cercato di fare, proprio mettere in evidenza l'interdisciplinarità e le competenze necessarie per poter tradurre. Un'altra cosa che mi veniva in mente a proposito di quanto si diceva prima, appunto sull'incomunicabilità tante volte tra i saperi, è un antropologo, sociologo, filosofo, Bruno Latour, che parte con le sue analisi proprio dalle relazioni che si stabiliscono all'interno dei laboratori scientifici, come si crea l'idea di una verità scientifica, che è sempre frutto di una contrattazione tra le persone che partecipano a quell'atto, non solo lo scienziato ma tutta l'equipe, no? E addirittura chi pubblica poi le cose, no? L'autorevolezza delle edizioni. Beh, Bruno Latour alla fine di questo percorso, che inizia dalla sociologia e passa attraverso una serie di riflessioni sull'epistemologia, arriva a riflettere sulla natura. Gli ultimi suoi libri sono sull'ecologia, proprio perché viene messo in evidenza come la natura sia il massimo del rapporto complesso e quindi della relazione. Quindi, impossessandosi della relazione che è nella natura, noi possiamo vedere anche quelli che sono gli strumenti che dobbiamo mettere in atto nell'atto nostro di tradurre, no? Perché c'è questa continua comunicatività, necessità di comunicazione. Beh, allora voglio proseguire su questo filone del discorso, appunto l'importanza delle relazioni e della presenza umana all'interno di tutto questo, perché tutto questo mi fa venire in mente un altro tentativo di utilizzare la tecnologia per tradurre la natura. Non so se ne parli all'interno di questo libro, cioè l'utilizzo di intelligenza artificiale per provare a indovinare le molecole, a ricostruire le molecole, e quindi insomma in questo caso è qualcosa per cui si può cercare di tradurre qualcosa di tra virgolette scientifico, nel senso che ha a che fare con l'ambito della scienza, in qualcosa che potremmo utilizzare noi artificialmente, però appunto di mezzo c'è un essere umano che guarda e che sceglie. Assolutamente sì, nel senso che è un argomento molto di moda nel mondo scientifico l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Nel mio libro porto esattamente l'idea opposta, cioè che nel mio libro si cerca di far capire l'altra grande moda del mondo scientifico di oggi, cioè che l'uomo in realtà è come uno studente delle elementari, mentre la natura ha un dottorato di ricerca in qualsiasi ambito scientifico. Quindi più che tentare di riprodurre ciò che c'è in natura con le nostre conoscenze scarsissime degli ultimi 200 anni o con l'intelligenza artificiale che non ha neanche un decennio e che quindi è ancora peggio di un bambino delle elementari, noi dovremmo semplicemente ispirarci a quello che c'è in natura, che non significa contemplarlo in maniera ingenua o copiarlo, significa approfondire i nostri studi su quello che c'è in natura. E ogni capitolo del mio libro è un argomento, cioè chi deve risolvere un problema sulle colle deve andare a cercare le colle che ci sono in natura, chi deve costruire nanoparticelle metalliche scopre che in natura ci sono già e fatte molto meglio che in laboratorio, e così per il fuoco, così per la fluorescenza e così per qualsiasi brevetto. Ripeto, sono 11 capitoli, 15 argomenti diversi che credo evidenzino molto chiaramente che il progresso scientifico nasce dalla cocciutaggine di certi scienziati, dall'ossessione, spesso invece da colpi di fortuna incredibili. In natura invece il prodotto scientifico, perché è sempre un prodotto scientifico, nasce dopo centinaia di migliaia o di milioni di anni di tentativi. E quindi è come se noi avessimo delle batterie di laboratori con un infinito numero di scienziati che fanno delle prove,
è chiaro che la natura ha avuto più tentativi, ha tirato più biglietti alla lotteria, se vogliamo, e quindi sicuramente i suoi risultati sono migliori, c'è poco da fare, chiaro. È inutile tentare con i nostri mezzi. Tra l'altro anche l'intelligenza artificiale di per sé è un tentativo di tradurre qualcosa che è naturale in qualcosa che è artificiale, ma mi sembra che sia un argomento molto caldo anche per quanto riguarda l'ambito della traduzione, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Insomma, che cosa si dice, quali sono i vostri crucci e dubbi rispetto allo strumento? Immagino siano molti. Sì, già ci dicono che tra 5 anni non serviremo più a niente noi traduttori umani e traduttrici umane. In realtà la cosa che diceva Giorgio secondo me è interessantissima, perché anche noi traducendo impari una cosa fondamentale, che è questa della relazione e del fatto che cose tendenzialmente disparate in realtà funzionano solo quando sono interconnesse. Questo vale per la lingua, vale per le idee, vale tantissimo in natura. Hanno provato, mi pare che fosse un esperimento di Henry Ford, che si era comprato 800 ettari di Amazzonia per fare una coltivazione perfetta di cacao e caucciù, tutti gli alberi separati, se non aveva pensato che il sottobosco gli serviva a non passarsi dei funghi, e quindi li sono morti tutti, ci ha perso non so quanti milioni di dollari. Questa è una delle classici insegnamenti che la natura ci dà, che il disordine, l'apparente, appunto questa cosa che diceva poi Franco, l'interdisciplinarietà, la chiamiamo così, relazione, interconnessione, ma è roba che non solo non è dannosa, ma serve alla sopravvivenza, per cui quello che noi impariamo continuamente è a non cercare di mettere tutto troppo in ordine, ecco, a parte il fatto che programmi come le intelligenze artificiali generative in realtà funzionano attraverso dei programmi di traduzione che vengono scritti dalle macchine stesse e che quindi noi gli diamo un prompt, si dice oggi, microscopico, ma in realtà, ma questo succede da molto prima delle intelligenze artificiali, i programmi di traduzione, già lo diceva Hofstadter, che poi ha scritto un libro, due libri sulla traduzione bellissimi, ma che era fondamentalmente un informatico. Noi non abbiamo idea di come facciano i programmi a tradursi, perché gli diamo una direzione ma poi fanno da soli, perché sarebbero troppe informazioni. Ma ancora di più adesso noi in realtà non abbiamo nessuna contezza di come facciano. Immaginiamo che ci sia un grande ordine, ma non è affatto detto che sia così, e il disordine è qualcosa che noi umani tendiamo e tentiamo di togliere, quando in realtà forse dovremmo imparare a acquisire, e che in natura funziona tipicamente benissimo. Ma anche perché poi, adesso qua mi ricollego addirittura ad un dialogo precedente all'interno di questa trasmissione che voi chiaramente non avete ascoltato, ma insomma si parlava di biodiversità e si cercava di togliere questo distinguo, ci siamo noi e c'è la natura, e invece no, noi siamo all'interno della natura, e quindi anche il lavoro del traduttore in realtà poi stringi, sono animali che traducono altri animali sostanzialmente, quindi stiamo in realtà guardando la natura, e anche il linguaggio è qualcosa che emerge naturalmente tra le società, tra le culture, e noi stiamo cercando di cogliere, appunto di tradurre da un'altra parte qualcosa che nessuno si è inventato a tavolino, è qualcosa che è emerso appunto anche lì, non esattamente l'evoluzione scientifica, quella dei geni, ma l'evoluzione sociale, umana e culturale. Quindi non so se è l'impressione che avete anche voi nel momento in cui vi approcciate ad un testo. Avvicinarsi a un testo vuol dire fare una cosa molto importante, ascoltare. E quello che diceva Giorgio prima è importantissimo, no? Dobbiamo imparare ad ascoltare, guardare, osservare la natura, perché appunto ha vinto tante volte la lotteria, no? E questo è vero, è vero. Quindi il grosso problema sia dei traduttori, diciamo, automatici, neurali, che sono fantastici, li uso anch'io ovviamente per fare certe cose, mi arrivano, devo leggere dei test in lingue che non conosco, va benissimo DeepL, va benissimo Google Translate. Un po' un'altra cosa è magari tradurre Tolstoi, ecco, perché lì bisogna mettersi i guanti e bisogna mettersi in ascolto. E questo ascolto vuol dire vedere la complessità, l'unicità a volte di quel testo, e quindi superare proprio quegli automatismi che invece tante volte i programmi, i computer ci impongono. Vai a vedere, come si dice, un'espressione idiomatica in una lingua, il computer ti darà una più o meno equivalente espressione idiomatica nella lingua d'arrivo, ma non funziona mai sempre così esattamente. Quindi l'ascolto ti porta a fare un'esperienza. Questa è un'altra parola chiave in questo libretto, come mette bene in evidenza Stefano Arduini, che ha curato un po' il libro, no? L'esperienza. Fare esperienza di qualcosa, cosa vuol dire? Vuol dire entrare dentro quell'esperienza e cambiarsi attraverso quell'esperienza. No, Arduini riprende Heidegger, che dice appunto fare l'esperienza, in tedesco si dice così, fare esperienza di una malattia. Vuol dire che la malattia ti attraversa. Quando noi superiamo una malattia,
non è che torniamo a essere uguali a prima, qualcosa è cambiato nel nostro corpo, siamo dimagriti, invecchiati, ringiovaniti, che ne so. Ecco, tradurre letteratura, dico, forse anche le altre traduzioni, ma insomma quello di cui ci occupiamo noi è questo, vuol dire fare esperienza profonda di ascolto, secondo me, e che è quello che dovremmo avere anche nei confronti della natura. Infatti che vedo, ci sta parlando, vedo Giorgio che annuisce, infatti. Sì, volevo riprendere una tua espressione che mi è piaciuta tantissimo e che è proprio nel mio libro. Siete animali che traducono altri animali, riferito ai traduttori umani che traducono gli umani. Beh, pensate che in natura ci sono specie che devono tradurre altre specie. Prima citava, i funghi devono tradurre i segnali delle piante. Adesso è primavera, gli insetti devono tradurre i segnali dei fiori. Noi siamo umani, vediamo i fiori primaverili bianchi, perché non vediamo i colori che ci sono lì, che sono colori che assorbono nell'ultravioletto, perché solo gli insetti e gli uccelli vedono quel colore. Noi non siamo in grado di tradurre i segnali di quei fiori. Una margherita bianca per noi non dice nulla. In realtà ha tanti cerchi dentro, concentrici viola, che gli insetti vedono e per loro sono una pista di atterraggio. Sono specie che traducono segnali di altre specie. È un lavoro di traduzione che è nato in milioni di anni di evoluzione. Fiori che producono profumi che vengono percepiti solo da certi animali, ormoni che vengono percepiti solo tra specie diverse. Noi queste cose ancora non le sappiamo, le stiamo scoprendo da circa 10 anni, è veramente un lavoro di traduzione. E quello che emerge è, riprendo l'intervento tuo precedente, è creare parole nuove, perché molto spesso quello che si scopre in natura è qualcosa che era imprevisto e che quindi l'intelligenza artificiale tra l'altro non saprebbe creare, perché l'intelligenza artificiale si basa su cose che noi conosciamo. Certo. Noi in natura scopriamo delle cose nuove, delle parole, degli oggetti, delle scoperte che la natura ha fatto in passato e dobbiamo dargli un nome, perché quella roba non esiste nella nostra conoscenza e quello stesso oggetto, una volta scoperto e una volta etichettato con una parola nuova, diventa per noi un brevetto, sfruttabile anche economicamente, quindi è traduzione ma poi anche utilizzo. E poi magari appunto se tutto questo lo facciamo ascoltando appunto la natura, magari poi c'è, forse è un pensiero molto ingenuo, però insomma ci diamo un'opportunità in più di poi utilizzare quel brevetto, consapevoli magari anche del suo impatto, perché le nostre attività umane possono avere anche un impatto pesante, però insomma se noi sappiamo appunto che quello che abbiamo imparato l'abbiamo imparato studiando gli insetti che comunicano fra di loro, magari ci pensiamo un paio di volte di più. Insomma è un pensiero un po' ingenuo, però insomma meglio di niente. Ciò che fa la natura lo fa in modo assolutamente ecocompatibile, perché non si porta all'autodistruzione. Ciò che noi facciamo nei laboratori purtroppo ha un certo impatto ecologico, produciamo reflui, produciamo scorie, produciamo sostanze che sono tossiche in quasi tutti i processi industriali. Se riusciamo a rifare le stesse cose come le fa la natura, abbiamo vinto, creiamo un futuro sostenibile, altrimenti purtroppo la nostra società da questo punto di vista è destinata al collasso, ma sono più che certo che troveremo una soluzione. Esatto, anche perché non abbiamo altra scelta. Voglio un attimo recuperare invece un altro passaggio che è emerso prima, l'importanza delle relazioni, e c'è un altro tipo di relazione che secondo me viene messo molto in disparte, qui purtroppo ritorniamo sul tema dell'intelligenza artificiale, ma effettivamente così sbandierata, così spinta, che forse anche a ragionarci sopra ha un suo peso, e cioè la relazione fra il lettore e il testo, che secondo me viene sempre messa in secondo piano, e cioè se ci troviamo poi dei testi che sono magari tradotti da un'intelligenza artificiale e magari sono anche scritti in sua origine da un'intelligenza artificiale, io mi chiedo, ma al lettore gliene importa qualcosa? Cioè la mia domanda è, il lettore ha interesse a sapere che ci sono delle persone dietro? Alla fine i libri sono mezzi di comunicazione, se non c'è nessuno dall'altra parte cosa ce ne importa? Guarda, io su questo sarei assolutamente possibilista, perché le relazioni possono prodursi in posti inusitati e quindi anche tra uomo e macchina, però secondo me hai detto una cosa molto importante inserendo il lettore, perché non è mai una roba a due, in realtà è una roba a tre, perché c'è testo, autore, lettore nel nostro specifico, ma credo che questo si possa tradurre secondo una quantità di altre relazioni. Nel nostro caso c'è anche il traduttore o la traduttrice di mezzo e ci vuole qualcuno che a questa cosa pensa. Un'altra cosa a cui non si pensa tanto è quello che si chiama l'hardware. Noi stiamo sviluppando, chiamiamole intelligenze artificiali per comodità, comunque dei programmi che imparano da tantissime cose, da tantissime informazioni, ma non dalle informazioni del mondo circostante, perché il loro corpo
è un cubo. Ora, se il nostro cervello fosse un cubo metallico, noi saremmo abbastanza diversi da quello che siamo. E credo che pensare a che tipo di corpo, io quando traduco una donna inglese vissuta nel Settecento, cerco di far funzionare il mio cervello in maniera diversa da se traduco un ragazzo nero delle banlieue parigine che scrive negli anni 70, non solo perché parlavano in modo diverso, ma perché annusavano un'area diversa, c'era un inquinamento diverso, uno veniva, subivano tipi di violenza diversa, il clima, il freddo e il caldo che sentivano, e questo nelle loro parole, se non ci penso, non riesco a farlo trasparire. Noi in questo momento abbiamo un'enorme potenzialità dal punto di vista del software e non abbiamo minimamente pensato all'hardware, che secondo me ci tornerà in faccia a un certo punto. Chiaro, chiaro, chiaro. Insomma, non voglio fossilizzare tutta l'intervista su questo tema appunto dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro, come mi diceva tempo fa un ricercatore torinese, Juan Carlos De Martine, poi un termine improprio, alla fine sono software predittivi e di intelligenza sì, sotto. Sì, ma infatti la usiamo impropriamente, l'ho detto prima, hai ragione. C'è pochissimo di intelligenza, no, ma io per prima l'ho chiamato in questo senso. No, volevo provare a ritornare sul tema che avete toccato in partenza, cioè quello della dividere e catalogare troppo le competenze, quindi insomma ci sono facoltà tra di loro che non si parlano e settorialità che non comunicano fra di loro. Si può magari immaginare addirittura un ruolo di traduttore non tra lingue diverse ma tra settori diversi? Potrebbe mai emergere magari in futuro un traduttore che parla sempre italiano, in realtà parlano tutti italiano le persone coinvolte, ma due competenze diverse si devono parlare. Ce ne sono quattro adesso a un tavolo, eh? Ecco, okay. Ascoltandoci facciamo questo continuamente. Sì, chiaro, chiaro, il traduttore nella nostra intelligenza naturale. Sì, io mi sono occupato personalmente per diversi anni delle traduzioni intralinguistiche, che vuol dire traduzioni ad esempio di Boccaccio in italiano contemporaneo, quindi siamo sempre lì, parliamo tutti italiano, però a un certo punto c'è bisogno di fare da mediatori, no? Tra persone, tra lettori diversi, in tempi diversi. Una cosa che è importante sottolineare però è che i libri non sono solo comunicazione, sono anche un'esperienza estetica. Quindi può anche darsi che il traduttore automatico, diciamo, mi traduca quello che chiamiamo significato di una cosa, no? Ma molto spesso non mi traduce il senso di quella cosa. Un esempio che faccio sempre quando spiego queste cose agli studenti, dico, dire totale silenzio o assoluto silenzio non vuol dire la stessa cosa. Ecco, i libri sono fatti anche da allitterazioni, da giochi di parole, no? Da sorprese linguistiche che ci spiazzano. Perché i libri ci piacciono? Proprio perché non ci dicono la frase che ci aspetteremmo da qualunque altro parlante o scrittore, no? C'è uno scarto rispetto a quella che è la quotidianità, e questo è quello che crea anche a volte quella esperienza estetica che si aggiunge alla semplice, più banale comunicazione. È chiaro che anche l'esperienza estetica è comunicazione. Il compito dei traduttori è cercare di compendiare questa complessità, cioè metterla dentro queste cose. E certamente poi il traduttore è un mediatore, quindi si fa garante in qualche modo che quello che viene detto da un testo fonte arrivi più o meno, no? Dicendo quasi la stessa cosa, come diceva Umberto Eco, a chi legge, a chi ascolta. Quindi in questo senso, se l'obiettivo fosse solo l'efficacia, il libro in partenza sarebbe lungo 10 pagine, la traduzione 8, e nessuno lo leggerebbe perché sarebbe una schifezza in sostanza. Allora, direi che la sfida che mi ero posto con questa conversazione è raggiunta, perché i punti di connessione fra questi mondi all'apparenza molto diversi li abbiamo incontrati. Siamo però alla fine di questa chiacchierata, allora voglio ricordare un attimo di che libri abbiamo parlato. Giorgio Volpi per Aboca ha scritto La natura lo fa meglio e prima, lo trovo in questi giorni allo stand di Aboca, chiaramente, altrimenti ve lo potete procurare poi in libreria. E poi c'è questo libro che tra l'altro viene presentato fra poco, vi chiedo esattamente quando, Siamo ciò che traduciamo, edito da Marcos I Marcos a cura di Stefano Arduini. Proprio qui al Salone del Libro se ne parla quando? Sì, se ne parla tra pochissimo, alle 13:45 in Sala Berlino, qui al Centro Congressi, nell'ambito della rassegna L'autore invisibile, che è tutta sulle traduzioni, curata da Emilia Carmignani. Esatto. Se anche lì riuscite a parlare di funghi tra gli alberi, allora la sfida è davvero raggiunta. Grazie mille a tutti i miei ospiti, grazie davvero, alla prossima. Grazie a voi. Un po' di musica e ci salutiamo.